Sono malata di endometriosi. Ho vissuto e vivo anni durissimi che non auguro a nessuno. E alle molte persone che hanno deriso e sottovalutato il mio stato, augurerei un solo giorno di questo atroce dolore fisico e morale, solo per capire l'inferno che ho passato e che mi hanno fatto passare. Non ci voleva un genio per capire che la mia vita non sarebbe più stata la stessa. Resezione della vescica, asportazione parziale della vagina. Reimpianto uretere sinistro, legamenti e nervi sacrali, raschiamento dell'osso sacro, isterectomia, resezione rettale, ileostomia, resezione del transito intestinale, interventi da 10-12 ore ciascuno, terapia intensiva e coma indotto, e dolore, tanto dolore. Il problema più grande è che tutto questo non si vede, quindi per la stragrande maggioranza delle persone io non ho nulla. Io non posso essere malata, non ho nessuna disabilità visibile. Sono una donna curata, vado dalla parrucchiera tutte le settimane e anche dall'estetista perché mi piace truccarmi, vestirmi in modo eccentrico e ci vedo, ho due gambe e due braccia. Eppure una commissione medica ha esaminato le mie cartelle cliniche, ha discusso con me e ha finalmente compreso che non tutte le disabilità sono visibili. Purtroppo non tutti quelli che mi circondano hanno capito. Questa malattia tu l'hai presa un po' troppo sul serio, mi è stato detto. Non aggiungo altro, non serve. Io non voglio essere compatita. Io mi sento solo la portavoce di migliaia di donne come me, malate di endometriosi, che ogni giorno devono lottare per far riconoscere i propri diritti, per zittire tutti quelli che dicono: e che sarà mai questa endometriosi? Che sarà mai? È una malattia che ti lascia senza fiato, sola nel tuo dolore, un dolore atroce, tutti i giorni e tutto il giorno, sempre. È una malattia che non ha cura, ti accompagna per tutta la vita, una vita fatta di interventi, di visite, di esami invasivi, di farmaci e di depressione. Non è vero che se una cosa non si vede, non c'è. Non è vero. Semplicemente c'è, ma non si vede. Mi chiamo Amelia la Donna e sono affetta da endometriosi.